Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio e come onor di cronaca vi riporto in risalto quello che io vedo in maniera lampante su tutto il teleschermo italiano, su tutto quel mondo visione, ok, del nostro panorama, del nostro territorio naturalmente, amato territorio. Che cosa vedo ragazzi? Innanzitutto in maniera incredula di come coloro che stanno nelle poltrone di comando si stanno sempre di più avvicinando rispetto a diversi tempi or sono a quello che è la sete di giustizialismo che la gente si pone nei confronti di chi ci sta in quelle poltrone. Logicamente questa spendibilità di queste figure si passa innanzitutto dalla Chiesa con il nostro grande Papa Francesco I, in cui è un italo americano, logicamente, mi sono sbagliato di poco se andate a vedere i miei video, in cui qual è il suo messaggio? È quello di rinnovare una Chiesa in cui lui manda il messaggio essendo stato un parroco della chiesa povera, ok? Quindi un parroco vicino alle favelas, ok? Dove si è costruito e dove lui ha fatto la gavetta nel sacerdozio attraverso il passeggiare o lo stare nei borghi dove c'è la miseria più nera. Questo è il messaggio della Chiesa. Allora, chi ha messo nella poltrona di comando di maggior rilievo a livello mondiale? Una persona che poteva mandare il messaggio ben chiaro di essere vicino alla povertà, ok? Che non è altro che rispecchiare quello che nel mondo sociale si vive, cioè che ognuno vede il vicino di casa sempre più disperato e che questa disperazione porta frustrazioni e incomprensione da chi sta in quella poltrona. Ecco che quindi la Chiesa ha ben pensato per essere più spendibile a livello di messaggi, a livello di immagine, ecco che quindi ha costruito, ben brevettando un prata ad hoc per questa situazione. E abbiamo un bel Papa Francesco in cui fa vedere che naturalmente non va più in giro con la Papa mobile, ma va in giro come un matto per le vie a dare le mani a tutti, a abbracciare, a far presentare questo Don Consalvo, amico dei poveri, la chiesa dei poveri anche lui che sta in mezzo alle favela, Sporetto. Logicamente ecco il messaggio, ha diciamo sbordato da quello che era il tedesco Ratzinger che l'hanno messo in clausura naturalmente. Allora io ragazzi vi voglio dire, il mondo della politica che fa? Fa le stesse cose, perché se andate a vedere, logicamente Grillo è proprio la massima interpretazione di questo, che è la sete di giustizia della povera gente. E lui l'ha portata a Montecitorio, il giardiniere, il musicista, il disoccupato, il disorganizzato e quant'altro. E un po' dei laureati, naturalmente, per far folklore. Però sostanzialmente che fa? Ha mandato i poveri direttamente a Montecitorio per far sì che nella classe politica ci fosse proprio la rappresentazione di quello che è la problematica sociale galoppante, cioè che si vive nella miseria, si vive nella povertà. I contribuenti che percepiscono più di 1 milione di euro come reddito annuale sono poco più di 1.000, 10.000 persone, ok? Ma la massa che vive con 1.000 euro di reddito e quindi non riescono a campare sono milioni di italiani. Quindi per trovare una risposta e per trovare naturalmente un consenso a questo Montecitorio che ormai si svuotava naturalmente di tutto quello che era la credulità della gente, hanno fatto sì che hanno creato un movimento politico ad hoc per anch'esso far sì che la gente continui ad andare a votare e a credere che a Montecitorio ci sarà la risposta dei loro problemi, logicamente. Ecco cosa si sta succedendo, ragazzi. Vi stanno impacchettando, ragazzi. La vostra rabbia la dovete gestire, la dovete manifestare come la manifesto in questo canale ultimamente, se avete visto i nostri altri video. Ok, questo dovete fare, ragazzi. Non dico di fare magari l'anarco-insurrezionalista dando fuoco alle macchine, assaltando le banche come fanno quelli dei centri sociali a Milano, ok, con la guerriglia urbana, ma io dico andate lì imbavagliati in questo davanti in piazza del Vaticano, in piazza del Montecitorio e state lì lì a fare un sitting di protesta per giorni e giorni, occupate quelle piazze, ok? Occupate e sbarellate da questo posto in cui smuovere questa cosa a livello di darsi una smossa al loro culo. Non ci basta la sete di giustizia, diminuiscono lo stipendio, non è che con la mossa di 50 milioni di euro di spesa all'anno in meno di Montecitorio si recuperano decine di miliardi di euro per una tassa in più come l'IMU, ok ragazzi? Facciamo ridere i polli, ok? Cosa vogliamo fare con questa spending review? Tagliare i costi della classe politica? Questa è solo una risposta di sete di giustizia della
la gente che dice poracci noi, ma poracci anche loro. Ma con questa cosa loro continueranno ad avere le poltrone e magari avere sotto banco dei contratti di lavoro, perché stando lì maneggiano quello che sono i nostri soldi e li convoglieranno in imprese, in aziende private, in holding, in SPA, e quindi ci fregheranno ancora. Allora, logicamente, ragazzi, dobbiamo rinnovare completamente la classe politica e non trovare una risposta su chi ci porta addirittura il giardiniere, perché poi lo sappiate, Grillo che fa? Li dimette, li estrona, li estirpa da quello che è Montecitorio, li cancella, li radia dal partito. Questo è quello che fa. Quindi voglio dire, anche lì c'è un sentenziatore, uno che emana sentenze e dice quello che devono e quello che non possono fare, ok? Quindi è la solita orchestra di un qualsiasi partito, anzi è un partito di regime stalinista quello di Grillo, mi sembra, perché c'è solo una figura che può parlare, gli altri devono essere solo 100 pecore. Questo vi voglio portare. Allora facciamo una protesta come si facevano, diciamo, non quella dei pacifisti per la guerra in Iraq con le bandiere sui balconi, ma facciamo che riempiamo le piazze di milioni di persone, in cui queste persone, finché non ci porteranno un risultato concreto, noi non abbandoniamo le piazze, noi non abbandoniamo il paese in queste lacrime di sangue, perché se ne fanno versare proprio per le loro scelte, e i volti sono sempre le stesse e cercano solo di intortarci, di prenderci per il culo un'altra volta. Questo dobbiamo fare, ragazzi, alzare la voce di più, perché in questa maniera ci stanno sottomettendo alle loro scelte, ok? Creando un'immagine positiva per noi, perché se noi ci rispecchiamo in qualcosa che ci sembra simile a noi, noi ci crediamo un'altra volta. Ecco l'ennesima presa per il culo, ragazzi. Se noi finiamo come Cipro, che fanno le tasse forzate sul conto corrente, ok? Quindi andiamo per levare, già si tolgono i soldi perché la UE gli chiede di rientrare nei progetti dei bilanci che è la proposta dell'Unione Europea. Se non stai dentro i conti ti togliamo i soldi. Poi sarà cazzi di Cipro come risanare il proprio debito pubblico con la UE. E cosa fa? Mettere la tassa sul conto corrente dove ci sono i soldi nostri. Questo accadrà anche in Italia, ragazzi, e non è molto lontano questa cosa. Lo rivedrete, ragazzi, si ripresenterà questo problema, e tra un anno questo video spopolerà, ragazzi. Benvenuti su Prima di Luzio, sempre a Senigallia.